futuro di Roma, di questo si è discusso oggi alla Camera di Commercio in occasione della presentazione di una ricerca che disegna possibili scenari e prospettive da qui al 2030. Tra i punti analizzati le periferie, le infrastrutture e i servizi. Marco Curatolo. Tutti riuniti intorno al capezzale di Roma con lo sguardo rivolto al futuro, industriali, costruttori, coltivatori, piccole e medie imprese, artigiani, esercenti e commercianti e naturalmente la politica, rappresentata dalla prima cittadina Virginia Raggi. Alla Camera di Commercio di Roma, l'occasione per riflettere su pregi e difetti della capitale e soprattutto su come invertire una rotta che volge al declino, e la presentazione di una ricerca del sociologo Domenico De Masi, Roma 2030, scenari di sviluppo. Una fotografia, spiega l'autore, di dove stia andando Roma se il passo rimarrà quello attuale. Stasi economica e demografica, crescita legata sempre più alla spesa pubblica, necessità di sviluppare infrastrutture per sfruttare il potenziale turistico, industria classica in remissione, banche e pubblica amministrazione in ritirata, edilizia destinata a sopravvivere concentrandosi sulle ristrutturazioni. Per cambiare questo futuro serve anzitutto fare squadra. Bisogna mettersi insieme, cosa che stiamo facendo oggi, per vedere quali sono le cose più importanti. Una volta decise le priorità, la politica, le imprese, le istituzioni, tutti insieme a costruire questi obiettivi. Fare squadra anche tra Comune e Palazzo Chigi. La sindaca Raggi rivendica l'importanza della cabina di regia per Roma con l'esecutivo. Nessuna capitale ce la può fare se non ha alle spalle un governo che la sostiene. Roma deve uscire dalla logica dell'emergenza e dotarsi di progetti di largo respiro. Guardare al 2030, guardare al 2050 è quello che fa. Come ricordavate bene, in tutte le altre città del mondo dobbiamo iniziare a farlo anche noi. Siamo disponibili a costruire una proposta con le amministrazioni, afferma Michelangelo Melchiono di CNA, artigiani e piccole e medie imprese. Vogliamo fare di Roma una città internazionale attrattiva anche per gli investitori, dice Filippo Tortoriello di Un'Industria. Walter Giammaria di Confesercenti pensa a un turismo diverso, non solo mordi e fuggi, ma la bellezza della città da sola non basta.